Genova ha attaccato innanzitutto il sistema finanziario, poi da lì si è trasferito all'economia reale, come si dice, cioè al mondo della produzione, al commercio, eccetera. Noi avevamo un sistema finanziario relativamente più attrezzato a resistere, più robusto, più impermeabile alle degenerazioni che abbiamo visto accadere nei sistemi finanziari di altri paesi. Quindi l'infezione da noi è stata più debole, era più debole, il germe era più debole, o le nostre difese immunitarie erano più forti, e ciò nonostante sempre da noi è stata più alta, cioè la caduta del prodotto interno lordo, per misurarla con l'indicatore più comune che c'è, nei due anni di crisi, 2008-2009, è stata da noi di 3,5 punti maggiore che nella media di tutti i paesi europei. Quindi, pur avendo sotto il profilo del sistema finanziario delle difese immunitarie maggiori, ci siamo beccati dei danni maggiori di quelli di altri paesi. Perché? Perché evidentemente, questa è la risposta che mi viene spontaneo dare, è vero che le nostre difese immunitarie sul piano finanziario erano più robuste, ma il nostro organismo economico era più debilitato di quello degli altri sotto tutti gli altri profili, in particolare sotto il profilo dell'efficienza produttiva, del sistema produttivo. E questa è la ragione per cui abbiamo dovuto subire dei danni maggiori. Quindi questa è l'attualità, è un'attualità che rende particolarmente rilevante tornare a porsi il problema delle cause remote delle nostre difficoltà di grande paese avanzato e di grande sistema produttivo, perché l'attualità della crisi mette particolarmente a rischio il faticoso processo, che pure in qualche misura, ne potremo parlare tra un momento, avevamo iniziato a fare di adeguamento, di adattamento, lo mette a ritardo, lo mette a rischio. Come sempre succede quando non si becca un febbrone e sta nel frattempo facendo una gran fatica spostando i pesi, che lo servono se non aiuta a far questo. Nel libro si esplorano una serie di strade alla ricerca di cause profonde, più che profonde vorrei dire trasversali, cioè cause che spieghino il nostro disagio di sistema, il sistema paese, il sistema produttivo, che lo spieghino trasversalmente, che spieghino più cose insieme di quelle che succedono. Io ne individuo due, ne parleremo credo in particolare forse di una delle due. Una che ha a che fare con la cultura giuridica, con l'assetto giuridico italiano, che secondo me ha in sé dei fattori ostativi alla modernità, è un assetto giuridico antimoderno. E la seconda questione che tratto, lo dico subito con molto patemagammo, è quella del ruolo del sindacato, del ruolo che il sindacato ha giocato in questi 60 anni di storia repubblicana e che a mio avviso a un certo punto è diventato anacronistico, almeno sotto certi profili. Grazie. A Salvatore Rossi. Adesso io do la parola a Palmina Romano, che a nome dell'associazione Riformando che ci ospita, ci saluta e presenta peraltro i nostri ospiti, perché abbiamo voluto invece introdurre e cominciare in un modo un po' diverso, diciamo, questa iniziativa. Grazie Silvio, buonasera a tutti. Io per prima cosa riporto i saluti e i ringraziamenti del presidente dell'associazione Riformando, Massimo Luciani, che non è qui perché all'estero rientrerà tra qualche giorno. Ovviamente ringrazio le persone che questo sabato pomeriggio hanno scelto di venire alla presentazione di questo libro e ringrazio soprattutto i nostri due ospiti. Sono due ospiti molto illustri che abbiamo la fortuna di avere per questo secondo appuntamento dell'associazione. Il dottor Salvatore Rossi è l'autore del libro che presentiamo stasera, è il direttore centrale della Banca d'Italia per la ricerca economica e le relazioni internazionali. Come diceva nel suo primo intervento, è nato a Bari ed è
laureato in matematica e lavora in Banca Italia dal 1976, ovviamente, quindi anche una lunga carriera, tanti anni insomma, di competenze maturate dalla fisica. È autore di molti saggi sui temi di economia internazionale, politica, storia economica ed economia industriale. Ha pubblicato diversi libri sull'integrazione del mercato europeo, sulla bilancia dei pagamenti e sulla politica economica italiana. L'altro nostro ospite molto illustre è invece il professor Gianfranco Diresti, anche di Varese, accomunati da una medesima origine. E ha studiato all'Università Bocconi, dove aveva insegnato anche alla stessa Bocconi, oggi attualmente professore ordinario di economia applicata alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari. Dal 2009 è anche assessore al Mezzogiorno e al diritto allo studio della Regione Puglia. Anche lui fa parte di diversi gruppi di ricerca, ha avuto nel corso degli anni parecchi prestigiosi incarichi e ovviamente è autore di numerose pubblicazioni in volumi e riviste. Io volevo dare un mio piccolo contributo perché ho finito di leggere proprio ieri il libro del dottor Rossi e mi sono stupita soprattutto della facilità con la quale il libro si legge, perché quando l'ho acquistato pensavo, come dire, non avendo io competenze e un background anche di studi legati a studi di carattere economico, ho pensato di avere di fronte un volume di carattere più economicista e più tecnico. Devo dire invece che oltre ad essere una lettura molto piacevole dal punto di vista proprio della lettura e della scrittura, riesce a ricostruire un quadro generale sulla crisi internazionale e anche sul ruolo e sugli elementi che caratterizzano l'Italia nel contesto della crisi, molto chiaro e molto esauriente. E uno degli aspetti che mi ha colpito del libro è anche il fatto che la lettura di tutti gli elementi, per quanto sia una lettura estremamente analitica e precisa, non ha il tono, non ha i toni drammatici che spesso sentiamo invece che leggiamo da parte di altri analisti, soprattutto di analisti legati diciamo, al mondo dei media, quindi giornalisti, da stampata e televisione. Questa cosa mi ha molto colpito perché mi ha colpito in qualche modo la linea ottimistica che attraversa il libro, nonostante vengano messi a fuoco in maniera molto precisa, come dicevo, i problemi e le questioni. E gli elementi diciamo, caratteristici del sistema Italia che vengono tracciati sono diversi, perché si parla del sistema della finanza, del sistema delle imprese, del problema dell'innovazione e si arriva poi appunto a quegli elementi a cui faceva già riferimento il dottor Rossi nel suo primo intervento e che a me alla fine della lettura del libro ieri sera ovviamente mi hanno portato a riflettere anche su una questione della quale che viene enunciata solamente rispetto al termine, cioè la famosa questione del riformismo nel nostro paese, e che in effetti non è mai stata realmente affrontata e in qualche modo risolta da nessuno dei governi negli ultimi 30-40 anni. E, quindi l'elemento diciamo, positivo del libro mi è sembrato appunto questo aspetto di analisi, ma comunque di voler rintracciare le possibili soluzioni rispetto alle caratteristiche del nostro sistema economico. E l'altro elemento che mi ha colpito e rispetto al quale invece volevo fare una domanda al professor Diresti è il fatto che la crisi, la descrizione della crisi rispetto all'Italia viene trattata rendendo presente l'Italia come un unico paese, non ci sono posti di distinzioni tra il nord e il sud del paese, che è una cosa che invece io mi aspettavo rispetto diciamo, a un'analisi di contesto più italiana, perché normalmente il tema del mezzogiorno viene come dire, rimesso sul piatto della discussione sempre in modo abbastanza critico e centrato. Dal mio punto di vista a me sembrava una lettura positiva. Noi viviamo in Abruzzo una situazione ovviamente di cerniera tra un sistema che è quello del mezzogiorno e quindi con degli indicatori economici di sviluppo che sono molto simili a quelli del mezzogiorno tutt'oggi, nonostante una fase diciamo, degli anni 90 che ci aveva portato forse a sperare di uscire da un certo tipo di situazione economica, e quindi mi ha colpito ancora di più questa sua analisi del contesto in maniera come dire, unitaria rispetto alla situazione nazionale. La domanda che per cui arrivo alla domanda che volevo fare al professor Diresti è proprio in qualche modo come il Mezzogiorno d'Italia invece arriva, essendo lui un esperto anche di questi temi, come il Mezzogiorno d'Italia arriva alla crisi e come in qualche modo quali sono le strade di uscita per il Mezzogiorno da una crisi